Hola gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su un mondo di cubi. Nel video precedente abbiamo realizzato questa farm di oro veramente molto efficiente, molto divertente anche da utilizzare, come potete vedere, che come si può capire dalla mia barra dell'esperienza e dai miei drop dell'inventario è anche davvero veramente conveniente. Purtroppo però, come potete vedere, al momento è semi automatica, richiede ancora il nostro intervento manuale, quindi in questo video cercheremo di farla diventare full automatica. Ho visto che il video precedente vi è piaciuto ancora una volta tantissimo, ci sono state un sacco di domande, un sacco di sostegno, soprattutto la gente si è chiesta a cosa serve questa farm. Beh, questo lo capirete ragazzi, non posso di certo dirvi tutto subito, altrimenti vi rovinerei la sorpresa. Pensate che c'è stata addirittura della gente che è arrivata a pensare che questa farm è stata fatta in creative, perché è inspiegabile, a detta loro, come sia possibile ottenere tutta questa roba in Minecraft Vanilla. Beh ragazzi, che ci crediate o no, a me commenti del genere fa piacere leggerli. Voi direte: ma Ferre, sei impazzito? Sono commenti negativi, o comunque sia commenti che dubitano di te. Perché dovresti essere contento? Perché vuol dire, ragazzi, che sono riuscito a impressionare queste persone? Perché se uno arriva al punto di dire no, è impossibile, ha usato la creative, vuol dire che è rimasto impressionato dal video. Quindi ragazzi, io adesso non sto neanche qua a fare i soliti discorsi: oh, ma io la creative non la uso, perché chi mi segue sa che non la uso. Ma voglio semplicemente dire che mi fa piacere veramente vedere proprio la gente impressionata, perché è il mio obiettivo quando faccio Minecraft. Ma a proposito di efficienza ragazzi, vi dico un piccolo trucchetto se ancora non lo conoscete, per aumentare ulteriormente l'efficienza di questa farm. Allora, come sapete, con le pepite che otteniamo dai pigmen si realizzano i lingotti semplicemente con un crafting. Con ogni stack facciamo ben 7 lingotti, come potete vedere. Quindi già che ci siamo, andiamo anche a convertire tutta quest'altra pepita, o meglio tutte queste altre pepite, e vediamo quanti lingotti escono fuori. Ecco qua, 42 giusti giusti. Ma i pigmen non droppano solamente le pepite ragazzi, droppano anche direttamente i lingotti, e quando questo succede ben venga, oppure la carne marcia, che anche questa non è una cosa da sottovalutare, tra poco capirete il perché. E droppano anche le loro spade, dico purtroppo perché sono drop piuttosto ingombranti e che ogni tanto non sappiamo dove mettere. Beh ragazzi, da uno degli ultimi aggiornamenti è possibile cuocere le spade anche usurate e anche droppate dai pigmen, quindi non per forza craftate da noi. Infatti qua me ne sono messe da parte un pochettino, e vi faccio vedere ragazzi che buttandole in questa cassa, che ha semplicemente un hopper sotto, le posso buttare nella fornace e così cuocere e ottenere altre pepite ragazzi, nonché anche ho altra esperienza, cioè ragazzi, tutto di guadagnato veramente. Ma adesso riprendiamo la nostra ender chest e torniamo nell'overworld ragazzi, perché ho una cosa da mostrarvi. Voglio infatti recarmi verso il villaggio per mostrarvi uno degli utilizzi che si possono fare con questi drop. Ah, già che passiamo di qua, ne approfitto per salutare Rom, che è stato l'ultimo a donare nell'ultima live che c'è stata, quindi un salutone se è stato aggiunto su un mondo di cubi. Off camera infatti sono andato a cercare due chierici, che sono dei villager che accettano questi drop per degli smeraldi. Qua come potete vedere infatti ci sono delle rotaie, perché se sono ancora vivi, e spero di sì perché li ho recintati, ho già intrappolato i chierici e ho cercato di trasferirli verso il regno, però come potete vedere ho fatto poca strada al villaggio perché è un lavoro estremamente noioso, bisogna piazzare le rail, togliere le rail, ripiazzare le rail, e sinceramente volevo andare a farmare, quindi mi sono andato a chiudere malamente nella mia farm di oro. Ad ogni modo vi faccio vedere, questo tizio si piglia la carne marcia, 39 pezzi per uno smeraldo, e così via. Voi direte: vabbè, ma quanta devi dargliene? Ma chi se ne frega, basta togliersela sta carne marcia perché è veramente un peso e basta. Quindi noi con calma ci farmiamo tutti gli smeraldi che vogliamo, o che possiamo meglio, e ogni tanto lui si blocca. Non è un problema perché basta chiudere, riaprire, e se non ha questo scambio ha quello dell'oro, quindi posso anche dargli l'oro, che per il momento non mi serve a fare grosse cose, quindi top, pigliati anche l'oro, e si blocca anche lo scambio dell'oro. Ok, ha fatto le particelle, quindi a questo punto posso andare di nuovo a dargli altri pezzi di carne marcia per altri smeraldi e così via. Vabbè, qua la carne marcia non basta più, però ad esempio l'oro di nuovo posso darglielo ragazzi, e in pochi minuti, anzi pochi secondi, abbiamo fatto 18 pezzi di smeraldo. E se vado avanti negli scambi, questi pezzi di smeraldo
caldo, posso darglieli per avere indietro della redstone, ragazzi. Quindi automaticamente l'oro e la carne marcia possono diventare redstone oppure lapislazzuli. Cioè, proviamo un attimino, gli do un pezzo di redstone, mi piglio due lapislazzuli, ragazzi. A questo punto dovrebbe fare le particelle, ecco qua infatti, e sblocca un nuovo scambio, ragazzi, le ender pearl. Non ci posso credere, le ender pearl e la glowstone. Non ci posso credere. Tre pezzi di glowstone e vediamo un attimino, mi dà altri scambi ancora. Non ci posso credere, ragazzi. Ma le ender pearl soprattutto. L'esperienza, ragazzi, può darci addirittura le bottigliette di esperienza. Ma no, ragazzi, adesso voglio provare assolutamente a prendermi una ender pearl. Vediamo un attimino se fa di nuovo le particelle. No, bisogna per forza fare questo scambio qua. Ma non c'è nessunissimo problema perché off camera ho fatto anche altri scambi già. E quindi posso andare a consegnargli gli 11 pezzi di smeraldo che vuole, chi se ne frega se sono tanti, e pigliarmi anche l'ampolla di esperienza. Vediamo un attimino a questo punto se ci dà qualcos'altro. Fa le particelle, non fa niente. Sì, fa le particelle. Vediamo un attimino. Niente, ragazzi, niente di niente, resetta solamente gli scambi. Sì, beh, questi comunque sia sono gli scambi che propone. E non è finita qua, perché qui ne abbiamo un altro, ragazzi, che bene o male propone anche lui gli stessi scambi. Proviamo anche qua ad andare a prendere dei lapislazzuli. Vediamo cosa sblocca anche lui. La Ender Pearl e la glowstone, anche se ce ne dà meno. Andiamo comunque sia a comprare della glowstone anche da lui. Vediamo un pochettino. Dovrebbe darci l'esperienza. E infatti anche lui l'esperienza, ma solo per 7 livelli. Cioè per 7 pezzi di smeraldo, scusate. Ma di sicuro la cosa più figa restano le Ender Pearl, ragazzi. Perché ci servono per andare un domani nell'end. E quindi, anzi, le vado subito a mettere qua nella nostra Ender Chest. Sono consapevole che è una rottura di coglioni, però sono troppo preziosi questi villager. Devo mettermi lì, ragazzi, e andare uno per uno a riportarli a casa. Infatti adesso li spingerò, anche se è una cosa estremamente noiosa. Mi ripiglio anche la rail prima di dimenticarla. Ragazzi, io vi giuro che se c'è una cosa peggiore di dover spostare un villager con un minecart, è di sicuro il dover spostare due villager con un minecart, perché è il doppio della rottura dei maroni, ragazzi. Guardate, si buggano a vicenda. Uno torna indietro. Dove cavolo vai? No, dove vai? Maledetto, perché? Ok, ci è voluta una vita, ma finalmente ecco i due villager dentro il nostro regno. Ho dovuto anche fare un buco nel muro perché passare dalla porta era troppo mainstream, ragazzi. No, scherzo, semplicemente con tutti quei mezzi blocchi era un casino, dovevo smontare tutto. Allora ho detto, ma sì, facciamo un piccolo buchino. Adesso bisogna andare a metterli in sicurezza, perché se arriva uno zombie me li fa fuori. E dopo tutta la fatica che ho fatto, io penso che potrei leggermente arrabbiarmi. Faccio che realizzare direttamente una piccola decorazione stile bancarella, ragazzi, perché ho già capito che questi villager resteranno qua per un po' di tempo, anche se la loro location non sarà questa qua, perché per voi due ho grandi progetti. Ah, tra l'altro, visto che ho un bordello di name tag e ho anche un bordello di esperienza e non so mai cosa farmene di tutte queste name tag, ho deciso che andrò a rinominarli. E off camera c'era Anita con me quando ho trovato questi due villager e mi ha consigliato di chiamare uno di questi due Gabriel. Non so chi di voi segue The Walking Dead, ma Gabriel sarebbe praticamente il prete. E il chierico in teoria è una figura religiosa. Vabbè, non chiedetemi queste cose perché non lo so, ragazzi. Ecco qua, allora, padre Gabriel, ecco qui. E l'altro, ragazzi, l'ho scelto sul momento, ma mi è venuto proprio di getto, Don Matteo, ragazzi. Eccolo qua, Don Matteo, è lui, signori. Gli manca solamente più la bicicletta, ma al minecart, quindi dai, va bene lo stesso. Ok, così direi che è perfetto. Noi riusciamo a commerciare senza problemi, mentre gli zombie prenderanno danno. Quindi possiamo anche far su baracca e burattini e metterci al lavoro. Ok, eccoci di nuovo dalla farm di pigmen con tutto il materiale che ci serve. Allora, che cosa facciamo? Prima di tutto prendiamo dei blocchi, ovvero i mattoni del nether, sicuramente, perché di netherrack ne abbiamo già utilizzato abbastanza. Andiamo qui sotto la farm e contiamo 1, 2, 3 blocchi. E andiamo a cercare di allargarci. Sottolineo cercare perché non so neanche io come fare, maledizione. Ah, quasi dimenticavo, dobbiamo usare le slab anche in questo caso. E mi raccomando, qualunque cosa costruite, usate le slab. Ragazzi, mamma mia, che brutto costruire con l'ansia perenne di poter cadere giù di sotto.
Allora, illuminiamo il tutto per quanto è possibile, ovviamente, perché siamo nel Nether. Risaliamo e usando questi blocchi, ragazzi, andiamo piano piano a rimuovere tutte le botole e a richiudere il buco più basso. Attenzione, quello più alto lasciatelo. Io utilizzo dei blocchi diversi per comodità, ma inutile dirvi che non è obbligatoria la cosa. Semplicemente serve per distinguere i blocchi dove i pigmen spawnano e basta dai blocchi dove i pigmen spawneranno e moriranno anche. Andiamo a rimuovere lo strato più basso che ci sta appunto sotto, lasciamo giusto le slab, come vedete, i blocchi per appoggiarsi e camminare, e anche tutta la roba che abbiamo qua sopra, ragazzi, bisogna portarla giù. Quindi rompiamo tutto. Mamma mia, che disastro. Una volta rimosso tutto, prendiamo giusto una slab e andiamo a chiudere il tetto, ragazzi, perché è una zona nella quale non accederemo mai più. Quindi togliamo la colonna, qua mettiamo semplicemente una slab, e quindi a questo punto posso andarmi a craftare tanti bei blocchi di ferro. Se non bastano non c'è problema, ho una fornace apposta per cuocerli. Nel frattempo partiamo qua dai blocchi che abbiamo piazzato di mattone del Nether, andiamo a scendere di 2, rompiamo il primo, e da qua, sempre con magari le slab, sì, che occupano un pochettino meno, vado a fare un altro strato uguale identico a questo, una sorta di anello. Ok, fatto, ecco qua, ragazzi. Ora prendiamo nella nostra ender chest i materiali che mi sono portato a casa, ovvero redstone e oro, fondamentalmente anche delle rail. Vado qua nella crafting table e, se non sbaglio, così, così e così si craftano le rotaie alimentate, che ce ne serviranno anche di più, quindi facciamone pure anche un altro paio. A questo punto rompiamo dei pezzettini di questo anello all'incirca nei pressi della scala, quindi così, e andiamo a mettere qua dei blocchi di redstone che stanno anche abbastanza bene. Si possono usare anche delle leve, però fanno un pochettino più schifo. A questo punto, da un lato qualsiasi, io direi questo qua, tolgo una torcia e mi allargo ancora di qualche cubo e mi piazzo qua sotto una doppia cassa e qua sopra un hopper, perfetto, che si è anche mangiato già un cubo. A questo punto mettiamo un binario normale, ok, cioè alimentato, scusate, e dei binari alimentati anche sopra questi cubi di redstone. Mi raccomando, prima solo quelli esterni, quelli più vicini a voi lasciateli per dopo. E praticamente con i binari normali andiamo a fare tutto un cerchio qua intorno. Qua invece mi sa che ci va ancora un cubetto di redstone in questa maniera qua. Ok, mettiamo ancora una rotaia alimentata. E a questo punto andiamo di nuovo a fare un altro cerchio, stavolta però più piccolo, e quindi possiamo automaticamente mettere anche i binari alimentati più interni, ecco qua. A questo punto chiudiamo il cerchio mettendo ancora un blocco di redstone, una rotaia alimentata, una slab, ne abbiamo giusto una, ecco qui, e un binario normale, tac, così, ragazzi. Importante, alla fine di tutto ci va un blocco, altrimenti il minecart che metteremo qua sopra poi deraglia. La fornace a questo punto dovrebbe aver finito, fantastico, abbiamo uno stack giusto di ferro, ci facciamo ancora tre cubi, se non sbaglio, ce ne escono finché vogliamo. E già che siamo qua ci facciamo anche un bel minecart, nonché anche un hopper, ma sì, spendiamo un po' di ferro, dai. Allora, il minecart e l'hopper li uniamo, ok, facciamo una cosa del genere, in modo da poterlo lanciare subito. Allora, vediamo se parte, lo piazziamo qua, pulsante, e dovrebbe fare tutto il giro. Guardate un pochettino, sì, direi che funziona decisamente. Arriva lì, torna indietro e dovrebbe arrivare qui. Facciamo giusto un piccolo esperimento. Poniamo il caso che io droppo dei cubi a caso qua in terra, ok? Scendo giù, attivo il pulsante, lui parte, e una volta arrivato mi fa arrivare i cubi quadrant. Ok, perfetto, quindi abbiamo praticamente tutti gli 11 pezzi di redstone come prima. A questo punto salgo su, ragazzi, prendo i miei bellissimi cubetti di ferro, me li piazzo qua così, e in cima ci piazzo una bella zucca. Ok, c'è subito il golem che sta prendendo danno, dobbiamo andare a rompere super velocemente i blocchi, ok, e dobbiamo anche cercare di farlo cadere qua dentro. Ok, vai dentro, stupido golem. Ok, senza incazzarti subito. Ok, perfetto, il golem è bloccato qua dentro, fantastico. Cosa dovrebbe succedere a questo punto? Io, in maniera molto furtiva, tiro un pugno a un tizio, chiudo velocemente qua, riscendo giù, e il golem dovrebbe farli fuori. Ok, fantastico, ragazzi. Fantastico. Adesso targetteranno il golem e il golem gli farà un culo nero, sti qua.
Sì, ma Golem lavora, ecco, bravo, così. Guardatelo, ragazzi. Guardatelo come lavora. Grandissimo Golem. Starmene qua, bello bello, ragazzi. E se ci fate caso, prendo l'esperienza, perché comunque sia, li sta facendo fuori il Golem, ma loro all'inizio hanno targettato me. Infatti, guardate, c'è l'esperienza che arriva. Ora voglio vedere se cliccando questo tasto... Ok, parte il minecart e vediamo se mi porta pure i drop. Ragazzi, eccoli qua i drop che arrivano. Fantastico, ragazzi, fantastico. Io praticamente adesso lo faccio partire a mano e lui va, per carità, però... E l'ideale adesso è automatizzare anche questo meccanismo, cosa che facciamo subito. Allora, ci facciamo un po' di torce di pietra rossa, un comparatore, un ripetitore e un'altra torcia di pietra rossa. Vediamo un attimino, proviamo a fare una bella cassa. Cassa che usiamo per fare un hopper. Ci craftiamo ancora due casse, ok, così e così. Le piazziamo all'incirca così. Andiamo a mettere un hopper, ragazzi. E in teoria tutti i drop si dovrebbero spostare di nuovo qua sotto. Fantastico, almeno raddoppiamo anche la capienza. Anzi, sapete cosa vi dico? Visto che ho del ferro pure qua dentro, faccio che fare una cosa unica. Faccio un baule subito, un altro, così. Due li mettiamo qua, uno lo teniamo per farci un hopper. Rompiamo la slab qua sotto, piazziamo l'hopper, rompiamo altre due slab, mettiamo altri due bauli e... aumentiamo ancora l'efficienza, fantastico. A sto punto esagero, ragazzi, faccio che farmi ancora delle altre slab. Mi allargo ancora qua. Faccio ancora un hopper. Lo vado a mettere da questa parte qua. Sopra ci piazzo una fornace con puntualmente altri due hopper, cosa stavo dicendo. Uno da sopra qua e uno qua di fianco. Facciamo altri quattro bauli e mettiamo due qui e due qui. Allora, qui se non sbaglio dobbiamo andare a mettere il carburante. Mi sono portato appunto degli arboscelli, che va benissimo. E qua sopra invece vado a mettere man mano tutte le spade che mi rompono i maroni. Teoricamente la pepita cuoce e finisce qua, ragazzi. Fantastico, fantastico. L'unica cosa che voglio ancora modificare, adesso la faccio subito, mi preparo della cobblestone, come avete visto, mi faccio un piccolo pistone. Voglio praticamente andare ad alzare un pochettino il pavimento del golem, perché ho visto che con le slab si bugga. Quindi mi invento un altro trucchetto, ovvero piazzo dei blocchi solidi e poi ci metto semplicemente una torcia sopra. In teoria dovrebbe essere come una slab. Ok, perfetto, così. Vado solamente a modificare questa parte, ragazzi, perché da quello che vedo i drop non stanno entrando dove dovrebbero. Allora, dobbiamo mettere l'hopper sopra la rotaia alimentata, la slab di qua con sopra la rotaia normale, un blocco solido in questo punto qui, un altro blocco solido qua dalla cassa, il comparatore, un altro blocco solido di qua, una torcia di redstone con, indovinate un po', un altro blocco solido, e infine qua un ripetitore messo per così. Rimettiamo il minecart con l'hopper, ok, lo andiamo a ripiazzare qua così. Fa tutto il giro, adesso si ferma. Ok, adesso sì, ragazzi, adesso ci siamo. Fantastico, vi faccio anche vedere una piuma. Perché una piuma? Perché probabilmente deve aver ucciso anche degli zombie. Fatto sta che noi ci dobbiamo pigliare solamente le spade per il momento e metterle qua. È un processo che va fatto a mano, perché le spade, che io sappia, non si possono smistare. Perfetto, ragazzi, con questo dovrebbe essere tutto veramente più automatizzato possibile, come potete anche vedere voi stessi. E l'unica cosa che magari farò in futuro è aggiungere altri golem, perché uno da solo impiega un po' tanto ad ammazzare i pigmen, però ogni tanto tira il suo colpo, lo shotta automaticamente, mi dà l'esperienza, mi dà i drop e quindi il suo lavoro lo fa. La farm possiamo dire ufficialmente che è full automatica, anzi qua mi piglio anche i drop, ragazzi, e me li porto via con me, magari dai villager, così commerciamo ancora un po'. Quindi con questo, ragazzi, direi che siamo giunti tranquillamente al termine del video. Io spero che come al solito vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, continuate a sostenere la serie con tanti bei pollici in su e soprattutto tanti consigli, tanti commenti, come fate sempre, ragazzi. Non dimenticate neanche oggi di fare un bel salto in descrizione. Noi ci vediamo sempre domani, sempre alle 5 e sempre con un nuovo video. Io vi saluto e ciao a tutti!